Salve a tutti. Ho deciso di dedicare un altro video della rubrica Random Gameplay a Planet Explorers. Vi state chiedendo il motivo? Semplice. Sono state aggiunte talmente tante cose nella versione 0.72 e il gioco è cambiato talmente tanto dalla precedente versione gratuita, che gli sviluppatori hanno dovuto rilasciare una nuova demo. Tale demo la potrete scaricare gratuitamente dal torrent che vi ho linkato in descrizione, esattamente come la vecchia versione 0.53. Il file scaricabile include tutte le modalità del gioco completo tranne il multiplayer e la modalità avventura che utilizza mappe casuali create con la generazione procedurale. Saranno comunque disponibili la campagna, che ora ha molte più quest, è molto più lunga e queste non sono più buggate, oltre alla modalità creativa, che ora include in inventario tutti gli oggetti del gioco e il cui funzionamento è un po' cambiato, come vedremo alla fine. Quello che recensirò ora io, è il gioco completo utilizzando una mappa in modalità avventura prima di spiegare i cambiamenti fatti alla modalità creativa. Come avete notato, le impostazioni di costumizzazione del personaggio sono diminuite in questo rilascio, ma solo perché i dev vogliono debuggarle a dovere prima di reinserirle nel gioco definitivo. Lo stesso vale per le impostazioni di creazione dei mondi. Ora il seed è il nome del mondo stesso. Nel prossimo rilascio, che dovrebbe uscire a breve pure su Steam, verrà aggiunto il bioma foresta pluviale e successivamente il motore di generazione sarà ulteriormente modificato per generare mondi con più biomi assieme. Altre rimozioni di contenuti nel gioco non ce ne sono state, e in compenso sono state invece aggiunte un sacco di cose, tanto che credo questo video verrà parecchio lungo. Ci ho messo una settimana per fare tutte le riprese. E spero di riuscire a farlo uscire prima che esca la versione successiva 0.75 su Steam. Il primo cambiamento è già davanti ai vostri occhi. Quando nascerete in un nuovo mondo in modalità avventura, vi ritroverete in un villaggio di NPC. Questo vedremo che sarà utilissimo. Ti aiuteranno a difenderti, ti forniranno missioni secondarie random da eseguire, con oggetti in ricompensa per completarle, ti potranno anche seguire in battaglia fino a un massimo di 2, oppure aiutarti a fondare una colonia. Vedremo poi ognuna di queste cose con calma, ora facciamoci solo un giro per il villaggio, così da far vedere anche un po' quello che si può fare in modalità creativa nel gioco e come questo viene renderizzato su schermo. Bel panorama. Ora buttiamoci nella mischia. La prima cosa da fare è aprire in inventario il box con gli oggetti iniziali. Dentro ci troverete il solito inutile coltellino, della carne che è la moneta del gioco, una batteria che ci servirà dopo e un pacchetto che contiene tutte le ricette di crafting del gioco, da utilizzare subito per impararle tutte. Al contrario della modalità campagna, in modalità avventura si può craftare tutto fin da subito. Aperto il pacchetto e imparate tutte le ricette, la seconda cosa da fare è aprire lo shop e comprare Ashai piccone in pietra. Lo shop lo trovate cliccando nell'icona a lucchetto in alto a destra dello schermo. Per trovarlo ci ho messo una vita, questa cosa se fossi lo sviluppatore la modificherei. Magari mettendo un'icona tipo col simbolo dei dollari o una S. Che cazzo c'entra al lucchetto con uno shop? È importante avere secondo me subito questi due attrezzi in pietra, perché a tagliare gli alberi col coltellino che avete all'inizio ci si mette una vita, col rischio di venir fatti fuori dalle bestie in giro o di morire di fame. Non compratevi nemmeno subito la spada. Col piccone e l'ascia, infatti ci metterete 2 secondi a farvi il legno e la pietra necessaria ad ottenere pala, spada e scudo dello stesso materiale degli attrezzi che già avete. Se venite attaccati in questa fase del gioco, ricordatevi di rifugiarvi nel villaggio per proteggervi. Altra cosa. Per trovare la pietra non mettetevi a minare come dei nerdoni, perché così non la otterrete. La pietra come stone, infatti, si ottiene minando le vene di marmo che trovate in superficie come prodotto collaterale. Scavando in profondità troverete solo terra. Ecco. Vedete, anche con l'ascia in pietra ci si mette parecchio tempo ad abbattere un albero, figuriamoci col coltellino.
Ne approfitto per mostrarvi anche in questo video, per chi si fosse perso il precedente, come con la rotellina del mouse si possa passare da visuale a terza persona fino a quella in prima persona, anche eventualmente cambiando l'orientamento della telecamera, tenendo premuto il tasto destro del mouse mentre lo si trascina. Ecco una penna di marmo. Minandola col piccone, oltre al marmo stesso, troveremo la pietra e anche un po' di rame, ferro e grafite. Esistono anche penne di pura pietra, ma sono più rare e lo sviluppatore mi ha anche detto che la pietra come oggetto verrà in futuro tolta, sostituita dalle singole tipologie di roccia. Già che ci sono, rimostro anche il menu di crafting. Come potete vedere qui, al contrario di Minecraft, basta avere gli oggetti senza doverli disporre su una griglia ed inoltre è possibile in una botta sola farne fino a 99. Unica pecca di questo menu, così come dello shop e dell'inventario, è la mancanza di una suddivisione per categorie funzionante. Il gioco ha già una caterva di oggetti e senza questa funzione a volte orientarsi è un casino. Una volta ottenuto un set in pietra, la cosa da fare subito è procurarsi gli ingredienti per medikit e cibo. La cosa migliore da mangiare in questo gioco è la carne, anche perché essendo la moneta del gioco, è molto facile da ottenere. Per affumicarla però vi serve il lardo, che potrete ottenere uccidendo i mostri. All'inizio ovviamente non conviene prendersela coi bestioni, ma limitarsi ad ammazzare piccoli erbivori come le scimmie o i piccoli stegosauri. Se poi qualche piccolo carnivoro ci attacca, anche lui può diventare una buona preda. Il lardo per ottenere un'unità di carne affumicata va prima trasformato in torcia e poi con una seconda unità e con la torcia già fatta, craftata assieme alla carne per ottenere la carne affumicata. Questa è la fonte di cibo meno costosa, più facile da ottenere e con il miglior rapporto fame-curata prezzo del gioco. Ci sono comunque molte altre fonti di cibo e alcune le vedremo dopo con il farming. Variare la dieta credo permetta di migliorare gli HP massimi del personaggio. Anche avere un arco di legno è utilissimo. Per craftarlo bastano 10 unità di tale materiale e da ogni unità di legno col crafting si ottengono 4 frecce. L'arco è utilissimo sia per colpire i nemici in fuga sia per attirarli verso delle trappole o il villaggio stesso ed ammazzarli facilmente. I medikit invece si fanno coi vari fiori e con le piante che trovate in giro. Il meno costoso di questi oggetti curativi a mio parere è il succo d'erba, quello migliore è il medikit portatile. Rispetto alla precedente alfa gratuita, sono stati risolti molti bug, fra cui il glitch in cielo, che tra l'altro come vedete è stato anche arricchito di nuovi elementi, ed è stata anche fissata l'intelligenza artificiale dei mostri. Inoltre, premendo M è possibile attivare la mappa, che nei mondi avventura è così spoglia, ma nella campagna localizza ogni luogo importante. Da qui, pagando un tot di carne, è possibile teletrasportarsi nelle altre zone segnate. Di notte, un po' come in Minecraft, il gioco diventa più difficile. Su Planet Explorers questo accade non perché compaiono dei nemici che di giorno non ci sono, ma perché spavnano questi ragnacci pronti a infilarti la loro lingua nel culo. Siete avvertiti. Tolgono un macello anche con le armature più resistenti e danno un cazzo di carne se ammazzati. Un tool utilissimo per trovare sottoterra i minerali in questo gioco è questo comodissimo scanner. Lo potete utilizzare cliccando l'icona a palmare in basso a destra e selezionandolo nel sottomenu che include anche l'helper del gioco. Come potete vedere, selezionando il minerale che volete cercare, o anche più assieme, potete trovare facilmente tutti i filoni circostanti in modo simile a come fareste con l'X-Ray di Minecraft. Ogni tipologia di filone è mostrata con un colore diverso e, osservandone la geometria, potrete anche pianificare il modo migliore per raggiungerlo o capire quant'è la disponibilità di quella zona del minerale scelto. Personalmente, una delle cose che odio di più di Minecraft è il fatto che la ricerca dei minerali avviene praticamente alla cieca nel vanilla, senza alcun indizio, annoiandosi e facendoti perdere un sacco di tempo. Qui invece i filoni sono facili da trovare e anche relativamente poco profondi. Per riorientare la mappa dello scanner si lavora sempre trascinando il mouse e tenendo premuto il tasto destro. Un'altra cosa bella del mining in questo gioco è che il piccone d'oro, quello più potente, con una picconata può prendere anche 40 unità di risorsa per volta.
Finalmente un gioco dove non si negra più sottoterra come minatori cileni. Inoltre, qui non esistono minerali inutili come il lapislazzuli di Minecraft. Ed eccoci al momento che molti aspettavano. Il cambio d'abito. Le armature in questo gioco sono in realtà poco efficaci e parecchio costose in quanto per essere craftate, oltre al minerale di cui è fatta l'armatura, sono richieste anche le pelli di animali e le fibre vegetali in gran numero. A mio parere, le armature conviene comprarle allo shop invece che craftarle. Per equipaggiarle, basta cliccare sulla faccia del personaggio in basso a sinistra e trascinare negli appositi slot l'equipaggiamento scelto dal nostro inventario. Questo, oltre che per le armature, vale anche per altri oggetti indossabili che vedremo fra poco. Rammendo ancora che il team di sviluppo ha detto che in futuro anche le armature e i vestiti si potranno costruire con l'editor oggi usato per armi e veicoli. Se non sapete di cosa parlo, andatevi a vedere la parte finale del mio precedente video di questo gioco. Ah, ancora una cosa. Le armature da donna non possono essere indossate dagli uomini e viceversa. Attenti quando craftate o acquistate. Ora vediamo un po' di armi e altri oggetti. La pistola stordente. Consuma energia dalle batterie, che vanno equipaggiate come le armature nell'apposito slot, ed immobilizza il bersaglio per 5 secondi. Attenzione! Ci mette un bel po' a ricaricarsi. Il jetpack. Consente di volare. Inutile dire che è uno degli oggetti che preferisco. Da una libertà di movimento unica, ti permette di scappare agevolmente da situazioni pericolose, ti fa schivare gli attacchi, ti fa raggiungere posti difficili da raggiungere e ti permette anche di scavare più agevolmente miniere perfettamente verticali. Anche lui consuma energia dalle batterie e se si va parecchio in alto è bene attivarlo poco prima di toccare il suolo se non ci si vuole fare molto male. Queste sono le granate. Tolgono parecchio e a corto raggio come è facile immaginare. Purtroppo molti suoni nel gioco non sono stati ancora implementati, uno di questi è quello delle granate. La pistola con rampino. Consumando un po' di energia consente di arrampicarsi sulle pareti. L'aliante consente, senza usare energia, di planare a lungo e girare delle belle panoramiche. Ora veniamo alle armi da fuoco. Come già detto prima, in questo gioco possono anche essere costruite in modo personalizzato. Per un tutorial esaustivo sulla modellazione di armi e veicoli andatevi a guardare il mio video precedente. Visto che in disegno faccio schifo, e visto che sul sito della casa produttrice ci sono già tante armi e veicoli fatti da altri utenti ben più bravi di me, usiamo loro. I riferimenti a queste armi e ai veicoli usati nel video li trovate in descrizione. Per ottenere una di queste armi, copiatele nella cartella delle ISO del gioco e poi, dal menu di progettazione raggiungibile con l'icona a forma di carro armato in basso a sinistra, selezionatele come avete visto prima. Vi serviranno gli opportuni materiali e le giuste parti descritte nell'apposita finestra per craftare in game ciò che volete. Come potete vedere, anche in confronto all'arco d'oro che ho usato prima, non c'è paragone ad utilizzare un fucile mitragliatore. Ora crepate tutti, voglio la vostra carne. Una cosa in effetti un po' fastidiosa di questo gioco al momento è il fatto che la musica di sottofondo inizia e si interrompe troppo bruscamente, anche nel bel mezzo di una battaglia, ma credo fixeranno coi prossimi rilasci questo bug, così come il fatto che quando piove la pioggia cade anche dentro grotte o edifici chiusi. Comunque tutte piccole cose sì fastidiose, ma che non alterano in modo significativo il gameplay. E ricordiamoci che questa è ancora una alfa. Ora vediamo un veicolo di terra. Quello che ho deciso di prendere come esempio dovrebbe essere un clone di un veicolo di Final Fantasy. Come già detto la scorsa volta, stanno proliferando nella community di questo gioco un sacco di gruppi che cercano di creare fedeli riproduzioni di oggetti ed armi di altri giochi. A bordo. Andiamo a spaccare culi. Purtroppo anche il suono dei colpi di questo cannone manca ancora. Come vedete, il veicolo se viene colpito o anche va a sbattere, subisce danni.
Inoltre anche il carburante va tenuto d'occhio, anche se non so come si fa per riempire il serbatoio. Con il tasto L poi, se il veicolo dispone di fari, si possono anche accendere. Per sparare con le torrette manuali come queste invece si usa il tasto sinistro e si mira con il mouse. Altre torrette disponibili per essere montate invece sono automatiche e mireranno da sole. Addio macchina. Un altro utile oggetto è la pistola lanciarazzi. Può essere utilizzata sia per illuminare un ambiente buio, sia per dare dei segnali, ad esempio nei server multiplayer. Consuma energia dalle batterie. E per finire coi veicoli, vediamo un elicottero abbinato ad alcuni mostri marini. Questa al momento è l'unica tipologia di veicolo volante disponibile. Si pilota in modo non dissimile dall'auto con tasti direzionali e mouse, con la differenza che la levetta di fianco all'inventario rapido a destra permette di far variare la quota del veicolo. Premendo F invece si passa in questo gioiellino dal comando delle torrette manuali all'uso libero del mouse sul resto del gioco. In futuro probabilmente verranno implementati anche veicoli acquatici e altri tipi di mezzi volanti. Il paracadute consente di lanciarsi da posti alti senza farsi male. Purtroppo che io sappia, non ci si può lanciare dagli aerei in volo. Un altro elemento in questo gioco importante è l'interazione con gli NPC, ad esempio per ottenere delle missioni. Questa donna mi darà una ricompensa ad esempio se la aiuterò a cacciare mostri fuori dal villaggio. Altri NPC possono chiedere anche cose diverse, come ad esempio scortare qualcuno, difendere una posizione o ottenere alcune risorse per loro. Dopo un po' che farete missioni, alcuni coloni potrebbero anche proporsi di unirsi a te per aiutarti in combattimento. Di queste persone potrai gestire l'equipaggiamento dandogli armi, armature, medikit, munizioni, eccetera eccetera. Ricordati di risvegliarli, se muoiono con la revival shot entro il tempo limite o li perderai. Non puoi portarti dietro più di due NPC per volta. Un'altra grossa novità in questa versione è la gestione delle colonie. Il centro di ogni colonia è l'assembly core, che potrai craftare o comprare allo shop. Una volta piazzato, permette di piazzare tutti gli altri edifici e fornisce uno scudo alla colonia stessa, che può anche essere potenziato. La prima cosa che serve a una colonia sono i lavoratori. Tali lavoratori non sono altro che gli NPC del villaggio dove spawni all'inizio. Per reclutarli ti basta creare dei letti abitazione, o dwelling beds, e proporre poi a chi vuoi di unirsi alla tua colonia. Nota. Una persona che lavora nella colonia non fornirà più missioni e non potrà più accompagnarti in giro. In futuro, per incrementare gli NPC da utilizzare come lavoratori nelle mappe avventura, si sta pensando di spargere per la mappa navicelle di salvataggio cadute in un ipotetico atterraggio non riuscito, simile a quello della campagna principale. Comunque sarebbe molto bello integrare una sorta di SimCity in questo gioco, in modo simile a come voleva fare una mod ideata per Minecraft, e mai completata. La seconda cosa che serve agli edifici della colonia per funzionare è l'energia elettrica, che qui si produce con le centrali a carbone. Tali centrali, oltre a consumare carbone, che il giocatore dovrà fornire ad intervalli regolari, deve essere posizionata nel punto migliore per fornire energia a tutte le strutture che la richiedono. Infatti le strutture della colonia che usano elettricità devono stare sopra almeno un pallino alla fine delle linee che si vedono mentre si posiziona la centrale. Nota. Spostare un edificio riponendolo in inventario perché si fanno errori lo danneggia. Il primo edificio che vedremo è il magazzino. C'è poco da spiegare. Consuma energia elettrica e permette di conservare oggetti che non stanno in inventario o di condividerli con altri giocatori. La macchina riparatrice permette di riparare gli oggetti, ripristinandone la durabilità. Richiede energia, lavoratori e il materiale di cui l'oggetto è fatto. La macchina potenziatrice permette invece di potenziare gli oggetti, come ad esempio le armi e anche quelle personalizzate. Ora la userò per potenziare il mitragliatore che ho usato prima. Richiede lavoratori, energia, gli opportuni materiali e un po' di tempo.
L'incremento dei parametri è mostrato fra parentesi in blu. È possibile anche potenziare un oggetto più volte. La macchina riciclante invece non sono riuscito a farla funzionare e qualche bug nella colonia anche con dei crash l'ho trovato, ma comunque nulla di incontrollabile. Ora veniamo all'ultima novità. Il farming. Per coltivare serve il terreno adatto, che si ottiene spruzzando sopra la normale terra del fertilizzante. Per farlo dovete equipaggiarvi con l'apposito spray, che spruzza appunto il pellet fertilizzante. Il pellet fertilizzante si crafta a partire dai sacchi di fertilizzante o si compra allo shop. Una volta preparato il terreno, non resta che piantare i semi. Quelli delle piante native del pianeta Maria si possono ottenere direttamente raccogliendone gli esemplari selvatici, come è successo col tulip che ho raccolto 2 secondi fa. È possibile anche coltivare piante terrestri comprando i semi allo shop. Le piante ottenibili sono davvero molte, qui ne sto piantando solo alcune, così come i piatti preparabili con queste per variare la dieta del personaggio. Una volta piantate, le piante vanno subito annaffiate con l'acqua, recuperabile dall'ambiente usando un secchio mentre si nuota. Andranno annaffiate anche durante la loro crescita, quando vedrete il segnalino della goccia sopra la piantina. Al contrario di Minecraft, l'acqua in questo gioco non riempie il secchio, ma si comporta come un qualunque altro oggetto andando in inventario e non è piazzabile a terra. Come vedete la pioggia non annaffia le piante. Comunque la crescita di ciò che coltivate richiede alcuni giorni in game. Per velocizzare il processo la cosa migliore è dormire. Craftiamo un letto quindi. Poco prima della maturazione, le vostre piante poi verranno infestate dagli insetti. Se ci tenete al vostro raccolto, usateci sopra l'insetticida selezionando l'opzione Clear quando vedete l'icona a forma di insetto. Finalmente si può raccogliere. Usando l'opzione Get, pianta matura e relativi semi finiranno nel nostro inventario. La cosa strana è che le piante terrestri non mi hanno rilasciato semi, forse questo è un bug. Un'arma che non vi ho ancora mostrato è la pistola laser. Molto potente, non richiede munizioni, ma solo energia fornita dalle batterie. Anche se ne consuma parecchia. Gli sviluppatori stanno già lavorando alle armi laser personalizzate, credo. La spada e lo scudo ad energia che vedete ora non sono craftabili, ma ottenibili solo dallo shop. Per concludere la partita in modalità avventura, vediamo com'è cambiata la difesa statica dalla precedente versione alfa gratuita. Innanzitutto non ci sono più balestre, cannoni di stampo napoleonico o catapulte, ma solo armi futuristiche. Inoltre, come avete visto, ora le armi corpo a corpo sono più potenti che prima e il gioco è meno orientato quindi ad essere un tower defense. La terza cosa fondamentale è che ora le armi statiche si dividono in 2 categorie. Le torrette sentinella e i cannoni veri e propri. Le prime hanno il vantaggio di essere molto meno costose da costruire e non richiedono dei blocchi a cui appoggiarsi, ma consumano munizioni. Queste possono sparare proiettili, lanciare missili oppure raggi laser. I cannoni invece possono sparare colpi, laser, missili o particelle in numero illimitato, sono molto potenti, ma anche molto più costosi e richiedono delle basi di blocchi per funzionare, come i cannoni della versione precedente. Il cannone a particelle poi non è nemmeno craftabile e va comprato a caro prezzo allo shop. Questi cerchietti in blu tratteggiato che avete visto mentre sparavo sono di uno scudo ad energia che mi riduce i danni d'armi a lungo raggio. Il cubo che ora è blu e prima era rosso in mezzo ai cannoni è un oggetto che attira i mostri verso se stesso e quindi consente di creare dei mini tower defense. A seconda del suo colore attira mostri più o meno forti e in alto potete vedere i dati delle ondate in arrivo. Ho usato questo oggetto per farvi vedere assieme sia i cannoni in azione sia i vari mostri che ci sono nel gioco e che non si vedono in questo bioma. Purtroppo, tanto per cambiare, i suoni di queste armi non sono ancora stati implementati. Ora dimostro velocemente gli altri biomi disponibili nel gioco.
Questo è il bioma foresta. Questo è il deserto. Vi state chiedendo cosa siano e da dove provengono questi robot giganti? Fate la campagna per scoprirlo. E, infine, questo è il bioma di pietra rossa. Questa è la schermata di ingresso ai server multiplayer. Al contrario di Minecraft, qui la casa produttrice permette sia a tutti di ostare i server, ma gestisce anche un archivio centrale degli IP, così che non è necessario cercarli in giro. Al momento in multi è possibile sia giocare le stesse modalità del giocatore singolo in cooperativa, sia fare partite a squadre contrapposte, fino a un massimo di 4. Purtroppo il più grave problema è sotto i vostri occhi. Troppi pochi giocatori online. Sarebbe bello creare una community italiana di questo gioco in modo da potersi riunire in multi in un numero sufficiente. Per terminare questo lungo video, diamo uno sguardo alla modalità creativa. Una volta in creativa, come già detto prima, potrete utilizzare tutti gli oggetti del gioco. Per farlo, una volta in partita, vi basterà utilizzare il kit iniziale e avrete già tutto. Potrete usare illimitatamente pure lo shop, dato che avrete anche carne illimitata. In questa modalità poi non ci sono nemici a rompervi le scatole. Per aprire il menu di costruzione vi basterà premere il tasto B sulla tastiera. Una volta dentro il menu, selezionate il tipo di materiale da usare e potrete piazzarne un cubetto semplicemente con un clic sinistro del mouse. Se volete piazzare una fila di blocchi orizzontali o un piano intero, premete assieme al mouse CTRL e trascinate nella maniera desiderata. Le colonne verticali invece si fanno tenendo premuto Shift. Tenendo premuto Alt invece potete cancellare i blocchi nella zona desiderata. Come vedete quest'editor è estremamente semplice e potente. Peccato che ancora ci siano pochi blocchi da costruzione. L'altra cosa che potete fare in più in questa versione è modellare i blocchi prima di piazzarli, come sto facendo io adesso con questi blocchi d'oro. Nella parte inferiore del menu di costruzione potrete infatti scegliere la forma dei cubi che piazzerete. Questo darà sicuramente maggiore libertà agli artisti. Non sorprendetevi se a costruire faccio schifo, ma se sono un griffer un motivo ci sarà. Ricordatevi poi che nell'inventario avete un sacco di oggetti da piazzare nelle vostre creazioni. Qui ne ho messi un po' a casaccio giusto per mostrarveli. Ma il bello su questo frangente verrà nella prossima versione. Ora ve lo mostro. Questa che vedete è una foto che proviene dalla prossima versione, l'Alpha 0.75, che dovrebbe uscire a breve. Come vedete, ci sono un sacco di oggetti nuovi, ma questi oggetti non sono del gioco. Sono stati infatti creati con lo stesso editor usato per armi e veicoli. Quindi, anche se i blocchi utilizzabili in creativa sono pochi, questo editor consente una libertà ancora maggiore di Minecraft. Inoltre, i quadri che vedete sono stati creati utilizzando credo nell'editor degli screenshot del gioco. Sarà quindi possibile anche inserire immagini come texture per le vostre creazioni e anche degli effetti particellari. Oltre a questo, la prossima versione porterà migliorie negli shaders dell'acqua e credo anche altro. Il gioco io l'ho comprato a poco più di 15 euro e devo dire che è stato un ottimo affare. Con l'Alpha 0.75 dovrebbe uscire su Steam e costare un po' di più a detta dei dev. Forse, se vedrete questo video in tempo e se riuscirò a pubblicarlo prima del rilascio, potrei convincervi a comprarlo e risparmiare qualche soldino. Momento spam off, e arrivederci alla prossima.